Buonasera e benvenuti al Focus di oggi. Abbiamo con noi il professor Alessandro Artini, grazie per essere con noi questa sera. Grazie per l'invito. Preside dell'ITIS di Arezzo e rappresentante dell'Associazione dei Presidi e degli Alti Dirigenti del Mondo della Scuola a livello toscano. Naturalmente il tema di cui parliamo è quello che riguarda la scuola, al centro dell'attenzione in questi giorni, a seguito anche delle recenti disposizioni da parte del governo. Cosa sta succedendo nel mondo della scuola? Quali sono le vostre principali attività e preoccupazioni appunto alla luce di queste nuove disposizioni? Allora, per inquadrare il problema vorrei premettere questo, che all'interno delle scuole il contagio è inesistente o minimo. Ma questo capita anche alla stragrande maggioranza dei miei colleghi, io metto in quarantena, la scuola mette in quarantena su indicazione della ASL delle classi, i ragazzi posti in quarantena al termine dei 14 giorni, ora ci auguriamo dei 10 giorni perché fra l'altro qui, diciamo così, ad Arezzo anche il Dipartimento è estremamente attivo e innovativo, al termine dei 14 giorni i ragazzi rientrano senza che vi siano casi di positività, rientrano tutti con i tamponi negativi. Questo vuol dire che, nonostante si sia presentato un caso e il caso sia nato esternamente alla scuola, poi la diffusione del contagio all'interno della scuola non c'è stata. Quindi, in generale, cosa possiamo dire? Che, nelle scuole le misure di distanziamento e di sicurezza sanitaria hanno funzionato, poi non avranno funzionato al 110%, ma insomma hanno funzionato egregiamente. Quindi i problemi sono esterni. Ecco, è strano che, diciamo così, il ragionamento appare sotto certi aspetti paradossale che, si chieda alle scuole di reintervenire sull'organizzazione che si sono data, per esempio ritardando l'ingresso mattutino anziché alle 8 o alle 7 e mezzo come fanno in alcune scuole a partire dalle 9, senza avere preliminarmente risolto i problemi del traffico, dei mezzi di trasporto pubblici, perché noi qua in Toscana ci siamo trovati direi decisamente impreparati per quanto riguarda la capienza dei mezzi di trasporto pubblici. Ecco, però, come dire, il problema non è che non fosse noto dallo scorso anno, anche perché i dati più o meno si reiterano nel corso degli anni, sappiamo che vi sono dei momenti di punta, delle fasi della giornata in cui c'è un elevatissimo numero di persone che in veste di pendolare raggiunge il posto di lavoro, ma questi dati erano e sono noti da tempo. Nonostante i finanziamenti che siano stati dati dal Ministero, la ministra De Michelis più volte ha dichiarato di aver finanziato, diciamo così, una ristrutturazione dei mezzi di trasporto, però gli effetti da questo punto di vista non sono riscontrabili. In assenza degli stessi si pongono altri compiti, altre questioni alle scuole. Ciò posto ci apprestiamo ad affrontarle perché tutte le scuole, diciamo così, si nutrono anche in senso educativo di scelte civiche e in questo caso, diciamo così, il rispetto della normativa statale, governativa, è una priorità per tutti i dirigenti scolastici. Lo è sempre stato, lo sarebbe comunque, a maggior ragione oggi in questo contesto di emergenza. E quindi ci apprestiamo a ragionare su questi cambiamenti. Alcuni di questi cambiamenti sembrano, diciamo così, accettabili, già rientrano
diciamo così, si pongono sulla scia delle trasformazioni poste in essere a partire dallo scorso anno scolastico, esempio? per esempio la didattica a distanza, il potenziamento della didattica a distanza. Altri, quali gli scaglionamenti, ecco, cosa dire rispetto agli scaglionamenti? Io Degli credo. ingressi dopo le 9, alle 9 No, sostanzialmente. non tanto dell'orario, perché si parla anche di scaglionamenti di per sé. Io credo che in quasi tutte le scuole siano praticati gli scaglionamenti, almeno in Toscana. Poi non so quanto avvenga in altre regioni, però a quanto mi risulta anche le scuole di altre regioni scaglionano le entrate. Per esempio nella mia scuola l'ITIS Galilei di Arezzo si entra alle 8 e alle 8:45. Ma questo tipo di dinamica di entrata è adottato anche da molte altre scuole. Direi che la stragrande maggioranza delle scuole ormai scagliona sistematicamente le entrate, però possiamo anche potenziare questo aspetto. Una maggiore perplessità lascia l'ingresso dalle 9 e non certo perché non sia razionalmente giustificabile, è pienamente comprensibile la cosa. Si tratta di evitare gli orari di punta dalle 7:30 alle 9. Oppure gli orari di rientro da mezzogiorno alle 2, alle 3. Quindi questo è assolutamente comprensibile. Ma una volta che, diciamo così, le scuole, abbiano cambiato gli orari, siamo sicuri che i mezzi di trasporto si adeguino ai nuovi orari delle scuole? Perché non vorrei che si riproponesse il problema esattamente come sta avvenendo oggi. E diciamo così, l'incapienza attuale dei mezzi pubblici, non vorrei che si riproponesse anche dopo che abbiamo fatto scorrere gli orari verso il pomeriggio. Quindi si tratterà di vedere, di mettersi d'accordo con le società dei trasporti, in particolare oggi c'è la gestione della regione Toscana, anche se credo che si sia in un passaggio di transizione Sì. dalla vecchia società alla nuova e questo rende, diciamo così, ancora più complicata la situazione, però cercheremo di metterci d'accordo perché non vorremmo che una volta spostati gli orari, diciamo così, i mezzi di trasporto e gli orari dei mezzi di trasporto risultassero comunque inadeguati, a quel punto il lavoro non sarebbe Chiarissimo. stato portato a buon Una fine. soluzione, una tipologia di soluzione che è stata pensata, per esempio, in Campania è stata quella netta della chiusura delle scuole. Lei, insomma, qualcosa già si capisce da quello che ha detto, ma insomma, condivide questa impostazione? No, non la condivido affatto questa impostazione, fermo restando che non sono in grado di valutare quello che sta accadendo anche sul piano dell'emergenza sanitaria e epidemiologica in Campania, quindi sto parlando, diciamo Certo. così, non avendo una piena cognizione della situazione stessa. Però non sono d'accordo perché le scuole hanno lavorato alacremente nei mesi estivi per prepararsi al rientro in presenza fisica, perché allora la didattica a distanza è una didattica che ha reso il suo servizio egregio nei mesi, nei giorni del lockdown e in tutto il periodo di chiusura delle scuole, quindi è stata proficua, ne va difeso l'uso, ma la didattica in presenza risponde a quella che è la tradizione di insegnamento e di apprendimento delle scuole italiane che risale ormai a 2500 anni fa. Oppure, se vogliamo, all'età moderna delle scuole, cioè subito dopo il XV secolo, dopo Certo. l'invenzione della stampa, da quando si hanno i manuali, perché si insegna in presenza, perché, diciamo così, la presenza fisica è un elemento costitutivo non solo delle dinamiche di socializzazione dei ragazzi all'interno delle classi, che sono importantissime in quanto adolescenti, ma anche nella relazionalità con i docenti, perché
diciamo così, l'insegnamento non è fatto solamente di parole, ma è fatto anche di una gestualità, di una prossemica di cui si ha piena contezza solo in presenza e non per tramite, attraverso una telecamera. Ecco. Quali sono le richieste, oltre a quello che lei già ha detto, che vi sentite di fare, che comunque i presidi o i dirigenti scolastici chiedono in questa fase? Ma i dirigenti scolastici, come dire, stanno facendo il loro lavoro, pancia terra, mi verrebbe da dire. Quindi quello che chiediamo è una maggiore collaborazione, una collaborazione di natura interistituzionale, anzitutto, perché, diciamo così, l'unico modo per superare questa condizione nasce da una collaborazione piena e senza alcun timore da parte di istituzioni diverse, perché veda, noi siamo un paese meraviglioso che abbiamo dato prova, diciamo così, anche di una maturità complessiva che per molti era del tutto inattesa, non sperabile. Però quello che occorre da parte delle istituzioni è che le istituzioni non solo pongano degli obiettivi, ma poi lavorino quotidianamente per la realizzazione di quegli obiettivi, perché in molti casi ci si limita ad una proclamazione degli obiettivi in attesa che gli stessi vengano raggiunti. Non è così su un piano organizzativo, il nostro paese è sempre stato carente, questo peraltro è anche uno dei difetti della pubblica amministrazione di cui la scuola fa parte, però in un momento come questo noi dobbiamo esprimere il nostro meglio e questo è anche un momento in cui attuare delle riforme. Queste riforme devono andare nel senso della collaborazione delle istituzioni e nel senso dell'attenzione non solo, diciamo così, alla definizione di atti normativi, ma concretamente dei cambiamenti che debbono essere attuati nella realtà nostra. Ultima domanda flash perché il tempo veramente sta scadendo. In relazione al rapporto con le famiglie, come stanno reagendo e cosa chiedete alle famiglie e ai ragazzi? Beh, alle famiglie e ai ragazzi chiediamo collaborazione. All'interno delle scuole io credo che questa collaborazione vi sia. Poi, la stragrande maggioranza delle famiglie è compartecipe rispetto alla vita scolastica, anche se da una parte poi ci troviamo dei genitori che si lamentano perché queste regole sanitarie sono eccessivamente rigide che costringono i ragazzi alla distanza, e poi ce ne sono altri che invece dicono che queste regole sono eccessivamente blande e dovrebbero essere ristrette. Siamo in un periodo che è oggettivamente difficile, in cui molte persone danno spazio liberamente ai loro desideri, non sempre attuando con senso del dovere quello che viene richiesto loro. Grazie allora al professor Alessandro Artini, dirigente scolastico dell'ITIS di Arezzo e presidente dell'Associazione dei Presidi e degli Alti Dirigenti, della Toscana. Grazie ancora e tutto per il focus di oggi. Arrivederci.